Cosa ridi? Volevo leggervi una poesia. Una poesia di una poetessa vivente. Si chiama Mariangela Gualtieri, che si intitola 9 marzo 2020. Questo ti voglio dire. Ci dovevamo fermare. Lo sapevamo, lo sentivamo tutti, che era troppo furioso il nostro fare, stare dentro le cose, tutti fuori di noi, agitare ogni ora, farla fruttare. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa, ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. E poiché questo era desiderio tacito, comune, come un inconscio volere, forse la specie nostra ha obbedito, slacciato le catene che tengono blindato il nostro seme, aperto le fessure più segrete e fatto entrare. Forse per questo dopo c'è stato un salto di specie, dal pipistrello a noi. Qualcosa in noi ha voluto spalancare. Forse, non so. Adesso siamo a casa. È portentoso quello che succede. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni. Pepite d'oro per noi, se ci aiutiamo. C'è un molto forte richiamo della specie ora e come specie adesso deve pensarsi ognuno. Un comune destino ci tiene qui. Lo sapevamo, ma non troppo bene. O tutti quanti, o nessuno. È potente la terra, viva per davvero. Io la sento pensante d'un pensiero che noi non conosciamo. E quello che succede? Consideriamo se non sia lei che muove, se la legge che tiene ben guidato l'universo intero, se quanto accade, mi chiedo, non sia piena espressione di quella legge che governa anche noi, proprio come ogni stella, ogni particella di cosmo. Se la materia oscura fosse questo, tenersi insieme di tutto in un ardore di vita, con la spazzina morte che viene a equilibrare ogni specie, tenerla dentro la misura sua, al posto suo, guidata. Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo. Una voce imponente, senza parola, ci dice ora di stare a casa, come bambini che l'hanno fatta grossa, senza sapere cosa. E non avranno baci, non saranno abbracciati, ognuno dentro una frenata che ci riporta indietro. Forse nelle lentezze delle antiche antenate, delle madri. Guardare di più il cielo, tingere d'ocra un morto, fare per la prima volta il pane, guardare bene una faccia, cantare, piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta stringere con la mano un'altra mano, sentire forte l'intesa che siamo insieme, un organismo solo. Tutta la specie la portiamo in noi, dentro noi. La salviamo. A quella stretta di un palmo, col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci è interdetto ora, noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui, più attenti, credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo, quanto è triste stare lontani un metro. E avete anche voi i brividini qua, brividini. Questa era la poesia, questa invece per i miei studenti. Mi piacerebbe che scriveste una lettera a lui. Sì, a lui. Una bella lettera dove ci mettete dentro che cosa? Non solo quello che volete dirgli, cioè, siete arrabbiati un po' con lui, immagino, no? Come tutti, bene. Non solo però una lettera sulle cose che di rabbia volete dirgli, ma anche una lettera in cui gli scrivete le cose belle che avete trovato in questi giorni. Per serendipità avrete scoperto tante cose che prima magari trascuravate. Tutti i lati positivi che avete trovato in questi giorni chiusi in casa. E me la scrivete, me la mandate e poi insomma io le leggo.